Il secondo metodo è il metodo della massima verosimiglianza. Il metodo della massima verosimiglianza non va a considerare i momenti, ma va a considerare la probabilità di ottenere l'intera serie e quindi la probabilità di osservare la serie che abbiamo assegnati i parametri A e B. Quindi io l'ho rappresentata sotto nella seconda riga come una probabilità condizionale. Qual è la probabilità condizionale della serie che ho ottenuto assunto che io abbia i parametri A e B? In realtà i parametri A e B sono quelli che noi vogliamo determinare, ma in linea di principio noi possiamo comunque ragionare in questo modo. Facciamo un'ulteriore ipotesi normalmente, che i dati che noi abbiamo misurato siano tra loro indipendenti. Sono indipendenti secondo voi le altezze di precipitazione, in particolare i massimi annuali che noi abbiamo o no? Ho visto una faccia così, che vuol dire mo, non lo so. Ma da un certo punto di vista, essendo un'estrazione di un dato all'anno, potrebbe sembrare che siano relativamente indipendenti. In realtà noi sappiamo dal punto di vista climatologico che esistono dei cicli persistenti anche su più anni che correlano le precipitazioni di un anno con quelle dell'anno successivo o dell'anno precedente. Quindi questa ipotesi potrebbe non essere completamente soddisfatta, ma assumiamo che sia soddisfatta. Se è soddisfatta, allora la probabilità composta può essere espressa come il prodotto delle probabilità monovariate delle singole misure. Poi naturalmente farò anche l'ipotesi che la probabilità delle singole misure sia la stessa probabilità per tutte le misure, cioè le misure siano identicamente distribuite. Sembrano delle ipotesi ragionevoli, in realtà non vengono anche discusse. Quindi la nostra probabilità composta è la produttoria delle probabilità singole. In effetti, a volte io tento questa dimostrazione fallendo miseramente, naturalmente, nella prova, dicendo, in fin dei conti sarebbe molto più logico, anche se storicamente è nata nell'altra direzione la probabilità, da ragionare in modo diverso, cioè dire, ma in fondo io non sono interessato alla probabilità della mia serie temporale, sono interessato alla probabilità che avendo quella serie temporale, che è quello che ho, quella serie temporale sia spiegata dai parametri, in particolare dai parametri A e B. Quindi non la probabilità condizionale della serie temporale assegnati i parametri A e B, ma la probabilità dei parametri A e B assegnata alla serie temporale. Vi risparmio un po' di ragionamenti su questo modo di accedere, ma questo posso in effetti calcolarmi la probabilità di A e B in funzione della serie che ho misurato e in funzione della probabilità della serie assegnati i parametri. Questo teorema si chiama teorema di Bayes, lo abbiamo anche già visto, lo avrete già visto anche in altre occasioni, e le due probabilità, cioè, sono correlate tra di loro da che cosa? Da due termini. La probabilità congiunta marginale di A e B e la probabilità qui delle misure, marginale delle misure. La probabilità delle misure in qualche modo è un numero assegnato e di solito viene chiamata evidenza. E la probabilità questa probabilità invece normalmente non la so, però posso fare delle ipotesi su come sia fatta questa probabilità. Per esempio posso dire che non so che A è la moda. A dovrebbe essere compreso, che non so, fra
5 mm e 100 mm, supponiamo, e dare una distribuzione uniforme come prima ipotesi. Qua potrei dare una distribuzione uniforme come prima ipotesi, questa potrei portarla come una costante di proporzionalità che poi mi tiro via normalizzando tutti. Cioè, se qua voglio che venga fuori una probabilità, il suo integrale su A e B deve essere uguale ad 1, no? Quindi dopo devo, mi verrà fuori un numero diverso da 1, divido per quel numero. Però quindi posso passare da una prima idea che ho sui parametri ad una seconda idea che ho sui parametri dopo che ho conosciuto i miei dati. Questo tipo di approccio si chiamerebbe approccio bayesiano all'intera vicenda, ma noi ci fermiamo qua e mi basta dire che in qualche modo, entro certi limiti, la probabilità dei due parametri è uguale alla probabilità della serie temporale assegnati i parametri. Per rappresentare allora la massima verosimiglianza, che cosa potrei dire? Potrei dire, l'idea della massima verosimiglianza è: io voglio che la probabilità della mia serie temporale sia la massima possibile. Tradotta nei termini dei parametri, quello che io voglio rappresentare è che la probabilità dei parametri che io vado a scegliere sia la massima assegnata la serie temporale che ho. Se dunque io ho una distribuzione ipotetica dei parametri, in particolare questa, che qui ho rappresentato arbitrariamente, ho messo un solo parametro perché a disegnare la curva in due dimensioni ancora non ci riesco a farlo bene, il parametro che vado a cercare qui è la moda di questa distribuzione qua. Come faccio ad ottenere la moda di quella distribuzione di qua? Ma semplicemente vado a derivare la probabilità rispetto al parametro e pongo la derivata uguale a zero. In effetti il metodo della massima verosimiglianza funziona proprio questo: prendo le probabilità, derivo rispetto ai parametri, pongo la derivata uguale a zero, ho due parametri, ho due equazioni, due incognite, possibilmente mi danno il risultato che voglio, e ottengo i valori dei parametri. Allora, devo calcolare il massimo della probabilità A e B, questo coincide con il valore del calcolo del massimo della produttoria. Storicamente la gente si sentiva disturbata dal calcolare la derivata di una produttoria e allora si è inventata di prendere il logaritmo della probabilità, e questa si chiama funzione di log verosimiglianza. Perché si può di calcolare i massimi di questa funzione qua, che si chiama funzione di log verosimiglianza. Diciamo che è conveniente perché il logaritmo di un prodotto è uguale alla somma dei logaritmi. Quindi si trasforma la produttoria in una sommatoria, e per alcuni il calcolo è più semplice da fare. Perché il logaritmo mi dà gli stessi massimi e gli stessi minimi? Il logaritmo di una funzione mi dà gli stessi massimi e gli stessi minimi, cioè non gli stessi massimi e gli stessi minimi, ma lo stesso punto estremale. Cioè, se io ho una funzione, per esempio questa, e ne prendo il logaritmo, per esempio, dipenderà dai valori, ma supponiamo che il logaritmo di questa funzione sia questa. Il valore della funzione logaritmo è diverso dal valore della funzione inalterata, però la posizione dei massimi e dei minimi è sempre uguale. Questo perché la funzione logaritmo è una funzione monotona e quindi non cambia, cioè come proprietà si può dimostrare che non cambia la posizione dei massimi e dei minimi.
E questo la AND spiega perché posso usare la massima del log verosimiglianza al posto della verosimiglianza. In estrema sintesi, il sistema che io vado a calcolare è questo che vedete qui. Calcolo il logaritmo della produttoria delle probabilità rispetto, questa sarà una funzione che dipende dai parametri. Faccio la derivata di questa funzione rispetto ai due parametri. Questo articolo qua, se voi prendete le slide, cliccate, andate direttamente su questo articolo. È un articolo semplice in cui tutta questa operazione è fatta passo passo. Richiederebbe qualche tempo, ma io non ve la faccio. Il risultato è quello che vedete rappresentato qua, dove qui alfa è il mio B e epsilon è il mio A. In questo caso il sistema di equazioni che ne risulta, come vedete, epsilon è uguale a alfa logaritmo di n meno logaritmo dell'esponenziale di meno x con i, dove x con i va a sostituire le nostre h con i, sono le misure. E qui sotto una espressione analoga. Come vedete, sono due equazioni, due incognite, però le equazioni in questo caso sono non lineari. Cosa significa in generale il fatto che queste equazioni siano non lineari? In quanti punti si incrociano due rette? 1 al più 1, no, o anche infiniti, se coincidono, o 0 o 1, diciamo, sono due rette non coincidenti, o 0 o 1. Quindi, per esempio, un sistema di equazioni lineari ha una sola soluzione. Se invece io ho delle curve più complicate, queste in teoria possono avere più punti di intersezione che rappresentano le soluzioni di un sistema. Cioè possiamo vedere la prima equazione in alto come l'equazione di una certa curva nel piano epsilon epsilon ed alfa in questo caso. La seconda curva come cioè la seconda equazione è l'equazione sempre di una seconda curva in questo piano. E immagino che qui si possa dimostrare che c'è una sola soluzione. Rimane un problema. Allora, supponiamo di aver dimostrato che questo sistema ha una soluzione. Adesso come facciamo a trovare la soluzione di quel sistema lì? Geometria. Com'è che avete fatto sicuramente la geometria, sicuramente il calcolo numerico. Non avete fatto calcolo numerico? No, calcolo numerico è informatica, è ragazzi. Allora, se due rette, per esempio, esistono vari sistemi per sostituzione, per il metodo di Cramer, per vari sistemi per risolvere il sistema lineare. Per risolvere il sistema non lineare, il problema è un po' più complicato. Potete usare, per esempio, il metodo di Eulero, vi dice qualcosa, o della bisezione. Eulero, che poi c'era anche Eulero Mascheroni prima, sempre lui. Non aveva il computer Eulero, però aveva escogitato, per esempio, un metodo per risolvere iterativamente però il metodo della bisezione voi lo applicate normalmente non alla soluzione dei sistemi, ma per trovare che cosa? Gli zeri di una funzione non lineare. Cioè, sapete che se una funzione è continua e voi avete
quando 0, cioè il valore in cui questa funzione sia nulla, è compreso tra le ascisse di questi due punti. Quindi quello che fate è dimezzate l'intervallo e guardate, un punto è positivo e un punto è negativo, bene, allora la mia soluzione deve stare in mezzo di nuovo a questi due punti, se non è negativo, se non questo non succede da una parte dell'intervallo, succede da quell'altra, quindi e si va avanti così finché si converge con la precisione voluta alla soluzione, metodo di Eulero. Il problema difficile da risolvere con Eulero è quello di fare il bracketing, si chiama, cioè trovare un pressappoco dove sta la condizione iniziale, dove sta la soluzione. Ma noi qui per esempio potremmo usare il metodo dei momenti per determinare un pressappoco dove sta la mia soluzione e poi usare il metodo di Eulero. Per esempio, in realtà i metodi risolutivi di queste equazioni non usano il metodo di Eulero, ma usano dei metodi che convergono più rapidamente, per esempio il metodo di Newton-Raphson-Simpson. Sì, lo sapete, insomma. Cioè, il metodo di Newton-Raphson in questo caso usa le derivate, approssima la curva in un determinato punto con la sua derivata, con la retta tangente, prova lo zero con la prima approssimazione e prosegue in questo modo, iterando. Anche Newton era ben 400 anni prima dei computer, eppure anche lui ha costruito un metodo che adesso usa anche il nostro computer, i nostri sistemi di calcolo fanno in maniera immediata. Quindi questo sistema voi lo risolverete, è un sistema non lineare, voi lo risolverete con un metodo iterativo. Fortunatamente in Python, in R e in altre situazioni sistemi per la soluzione di questo tipo di equazioni sono già implementate e per voi sono più semplice pigiare un tasto praticamente, come vedrete a lezione con Michele. E però non dovete dimenticare la complessità che ci sta dietro e quindi anche non dovete stupirvi se in alcune situazioni il vostro metodo risolutivo non converge verso quello che vi aspettate.